Bene, sia ieri sia oggi è emersa tra i tanti temi della conferenza la necessità di sviluppare tecnologia cyber in Italia o almeno in Europa. Allora siamo pronti a questo rinascimento europeo? Prima del prossimo relatore, vediamo questo video che ci introduce al tema. Prima di tutto grazie all'organizzazione, a nome di Hermes, a nome mio, Marco Frigerio, sono commerciale in Hermes, a nome di Hassan Metballe, che è il CEO e founder di Hermes, doveva essere qui, si scusa, ha avuto un imprevisto all'ultimo momento, spero non me ne vogliate, andrò a interpretare il suo intervento, vi prometto meno di 10 minuti, un intervento anche abbastanza provocatorio, quindi spero non me ne vogliate. Il concetto è appunto cyber security, siamo pronti per un rinascimento europeo, quindi potremo mai parlare di rinascimento tecnologico europeo? Hermes è stata fondata nel 2018, da allora tutti noi, da Hassan in poi, abbiamo la fortuna di lavorare per questo piccolo gioiellino made in Italy. 2 mesi fa Hermes è diventata un'azienda certificata tecnologicamente come made in Europe. Al di là della prestigiosa certificazione, è stato molto apprezzato il bollino perché forse è il primo tassello di uno step up a livello europeo, proprio di un rinascimento europeo. Un concetto che non è nuovo, soprattutto nel settore tecnologico, ma che invece è molto molto caldo nel settore della cyber security, alla luce soprattutto di quello che è successo recentemente e nell'ultimo anno. Per esempio, un anno fa in questo evento si iniziava a parlare del conflitto in Ucraina, con i risvolti drammatici che poi sono accaduti, ma con delle ricadute che poi abbiamo assistito, qui mi collego all'intervento precedente, ad una segregazione del mercato. E si dice a ragion veduta, perché fino a qualche mese fa si poteva comprare tecnologia proveniente da qualsiasi parte del mondo. Poi questo conflitto ci ha ricordato che la cyber security è un dominio bellico e quindi come tale deve essere trattato, seguendo regole tipiche ben definite di ogni fornitura che faccia parte di un apparato bellico. Abbiamo quindi assistito all'eliminazione di diversi fornitori al di fuori dell'area NATO in favore di una collaborazione più verso gli Stati Uniti. Ma è veramente questa la soluzione? Notiamo molto spesso, vediamo questo come un punto di arrivo, ma è veramente l'unico, è proprio così? Siamo sicuri che sia la soluzione migliore per tutti noi addetti ai lavori, Italia, Europa? Sicuramente la scelta è più facile, probabilmente l'unica percorribile ad oggi, perché è inutile girarci attorno, sappiamo tutti che dal e nel secolo scorso ad oggi l'Europa ha perso via via definitivamente il treno dell'IT, soprattutto per le tecnologie chiave, e ancora ad oggi appunto ci affidiamo in toto a tecnologia al di fuori dell'Europa. Ma in ambito cyber, ed ecco il rinascimento, possiamo davvero accettare di delegare la segretezza dei nostri dati? Sappiamo tutti che affidare un dato ad un'azienda russa o statunitense non garantisce in entrambi i casi quella governance, quella segretezza che dovremmo pretendere da uno strumento che faccia parte di un dominio bellico. Penso che tutti noi converremo che stia arrivando il tempo di avere soluzioni europee, partendo fin da adesso con una strategia di medio-lungo termine, piantando quei semi, si diceva anche prima, così da avere tra 15-20 anni un framework europeo, un insieme di soluzioni europee che possono veramente competere come le migliori sul mercato e possano coprire end-to-end le necessità delle aziende, non come adesso che fatichiamo a malapena a coprire 2 o 3 ambiti.
Quindi sì, qualcosa si sta abbozzando a livello di Commissione europea, sul tavolo ci sono delle idee, ma il mercato ha sempre anticipato la politica, gli imprenditori hanno sempre guidato l'innovazione. Noi di Hermes nasciamo quindi con l'obiettivo, 2018, ripeto, di far parte di questo rinascimento tecnologico europeo. Come? Nascendo da un'università prestigiosa in Europa, il Politecnico di Torino, una tecnologia ideata e pienamente sviluppata in Italia che punta ad azzerare la finestra di esposizione agli attacchi di phishing, prodotto completamente italiano, ovviamente che punti ad essere tra i migliori sul mercato, in cui poi l'italianità non sia il famoso plus solo perché è italiano, ma che sia effettivamente un prodotto di punta, al di là del fatto che sia un'eccellenza domestica. Quindi usciamo un po' dai confini, rimanendo dentro l'Europa. Tutto questo puntando a non perdere uno dei tanti treni che l'Europa sta perdendo, ovvero l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla cyber security, che sappiamo tutti essere un ambito tecnologico che pone ancora tante opportunità, tante sfide aperte e risolte. Quindi noi vogliamo crescere a livello europeo, ci stiamo sforzando per quello, le nostre risorse puntano a far crescere l'ecosistema cyber europeo, volendo proteggere il nostro continente nella maniera più efficace possibile. Poche parole, vogliamo essere tra quelli che piantano quei famosi semi. Voi volete fare parte della partita? Noi siamo pronti. Grazie dell'ascolto. Marco Frigerio, se avete domande, sono a disposizione. Grazie. Grazie davvero a Marco Frigerio.